Carlo, ci colleghiamo con Carlo Pregatti tra un attimo. Diamo un attimo precedenza alla partita della Juventus che finita in questo momento. Allora, ragazzi, quanto è finita? Fabio, È ti dico finita solo dire. 4 a 3 per il Benfica, che colpisce un palo, che sbaglia 6 volte il Dai, come 5, che sbaglia 6 Italia-Germania, volte il dai. 5 a 1, ma Gatti mette fuori di testa di 3 centimetri la palla del 4 pari. 4 pari non avrebbe cambiato nulla sul verdetto del girone. La Juve sarebbe stata comunque fuori dagli ottavi di Champions League. Però c'è stata reazione, dai ragazzi. Allora, loro Ragazzi, hanno staccato c'è stata una completamente la spina reazione. dopo aver messo 6 volte il 5 a 1 a un passo. Hanno staccato. Bravi i nostri ragazzini. Ealing, Sulè, Miretti sono entrati. Avevano voglia liberati dalla necessità del risultato. Su 4 a 1, devo dire, ragazzi, hanno fatto bene. Sì, però Fabio, Sono stati i migliori. al settantesimo. Però la partita aveva perso senso e Benfica aveva staccato. Ecco, cioè la tesi di molti è la Juventus si è fatta viva quando ormai il Benfica poteva vincere 5-6 e ha mollato. E allora a quel punto lì, con un po' di fortuna. Guarda, io e Ma lui fortuna, ci siamo detti in silenzio mentre c'era la partita, stanno giocando proprio, stanno facendo la partitella adesso. E in loro. quel momento la Juventus ha cominciato un po' a macinare perché ha messo i nuovi I ragazzi. ragazzini che avevano voglia, il Benfica su 4-1, una volta che ha fatto accademia, ripeto, 4 volte vicinissimi al 5-1, poi la palla del 5-2, palo, eccetera. Però, ripeto, Ealing Junior, Fabio Miretti, Mattias Sulè andavano a mille, Io credo però se. però liberi dal fatto Però di loro non non sono. hai più compiti tattici perché sono saltati gli schemi, si sono divertiti. Poi La magari, Juve è scusa Fabio, fuori dalla Champions League per la prima volta nella sua carriera. Allegri non si qualifica agli ottavi, quando stacchi la sia al spina Milan che alla è Juve. difficile riattaccarla per il Benfica. E quindi, ecco, però noi dobbiamo giudicare la partita fino al 4-1. Quella è la Allora, Juve di i stasera. promossi sono Ealing, Milik, Bocciati, Bonucci, Danilo e Rabiot. Sì. Andiamo a Possiamo vedere aggiungere Quadrado, lo McKennie, scout dei Bocciati, della senza problemi. partita, ecco, vedete che i tiri in porta sono 6 a 5 per la Juve, i tiri fuori 7, 6 a 5 per il Benfica, scusate, 7 per parte i tiri fuori, i tiri spinti 1 a 2, quindi paradossalmente la Juventus e il Benfica concludono 14 volte in porta. Poi, conclusione pericolosa 7 a 5 per il Benfica che ha colpito anche un palo, corner 8 a 7, se si va a vedere Beh, però se questo, guardo il Boy Scout, bravo. Sembra così. Io non l'ho vista la partita, però se Ma no, guardo il Boy Scout, non è ragazzi, stata così non è stata una malvagia. partita ad armi pari. Cioè questo scout rappresenterebbe una partita che dici, bah, finita 4-3, potrebbe anche finire 3-4. Se guardi lo scout, non hai visto la gara, Se non è guardi la così. partita è diversa. Non è stata ad armi pari. Allora. Ogni volta il Benfica decideva di attaccare, arrivava facilmente alla conclusione e la nostra difesa, secondo me condizionata anche da un centrocampo che non filtra nulla, è stata dal primo minuto in totale difficoltà, apnea e facendo anche delle cose goffe, brutte, a ripetizione, dal rigore concesso all'autogol, 4 volte a Rafa Silva da solo davanti al portiere, 2 volte segna, una volta mette alto a porta vuota, una volta prende il palo, Rafa Silva sembrava onestamente. Ve lo ricordate l'Isco della finale di Cardiff? Che c'ha, ecco, moltiplicatelo per 10 stasera questo ragazzo. No, beh, è imprendibile. È Joao Allora, Mario, primo vediamo tempo, con Jessica Accademia. Non Tozzi è stata una i partita vari ad armi pari. gironi e poi un po' di reazioni da casa. Vai Jessica. Sì, andiamo a vedere un po' i risultati. Allora, vediamo che cosa ci propone la nostra regia partendo dal girone E, che è chiaramente quello del Milan. Abbiamo detto, basterebbe un pari contro il Salisburgo, chiaramente per trovare la qualificazione. Non può sperare più nel primo posto perché c'è il Chelsea a 10, questo è certificato. E direi, permettimi Sì. un'aggiungere di questo, che Milan comunque è aritmeticamente certo, nella peggiore delle ipotesi, di fare l'Europa League. Assolutamente sì, questo sì. Che non è una grande notizia. E no, infatti non credo sia una grande notizia per i tifosi rossoneri. Andiamo avanti. Vediamo allora il Real Madrid che oggi clamorosamente perde 3-2 contro il Lipsia, ma è a 10 punti. Lipsia che segue a 9, c'è lo Shakhtar a 6, il Celtic è fuori dai giochi con 2 punti. Andiamo avanti, vediamo il girone G con il Manchester City. Oggi non ha vinto, questo già Non direi che. giocava Esatto, è già una notizia. 11 punti però il City è sicuro chiaramente del passaggio, 8 punti per il Borussia Dortmund, 5 per il Siviglia e 2 per il Alan. Copenaghen che ho già Direi che perso contro il Siviglia. dovrebbe essere Dortmund e Esatto.
Benfica e PSG a questo punto sono sicuri di passare il turno, la Juventus invece no, ma combatte per l'Europa League. Andiamo avanti, vediamo ancora. No, credo che siano 4. 4 è giusto, perché allora, quelli sono domani. Allora, adesso vediamo da casa, certamente credo che non c'è bisogno di Opta per dire che la Juventus, da quando ci sono i gironi, non aveva mai fatto solo 3 punti in 5 partite. È un disastro assoluto, è un tracollo, un'implosione europea che evidentemente ma non potrà non avere economicamente, perché col bilancio che hanno, però... fate che vi perdete tutti i soldi delle singole partite, ma non passare il turno, che sicuramente nel budget era previsto. Nella previsionale non vorrei vedere domani il titolo della Juve, che già in questa oggi ha perso tanto, è già fatti, sei costretto a cercare di andare avanti in Europa League. Mamma mia, il problema è che questa situazione è veramente brutta. Cosa c'è? Che in questi ultimi 20 minuti rovinano assolutamente perché c'è l'alibi sentiamo la casa, vai Jessica. Che non si parli di reazione Juve, perché no. Questi sono 3 gol a caso, scrive da casa un amico, giusto. E poi il problema nella Juve è che giocano i nomi, non i migliori, largo i giovani, ricollegandoci a quello che diceva invece Luca, è talmente evidente che forse loro hanno un però un conto per il giovane, giocare questa partita sullo 0-0, sull'1-1. E lo dico perché Allegri comunque ha delle richieste di mansioni molto, molto pressanti, e un conto entrare sul 4-1 quando gli avversari hanno appena sfiorato 4 volte il 5-1, ti buttano in campo e hanno tolto tra virgolette, quelli che poi devono giocare a Lecce, tu giochi e giochi scarico con la testa, parlo ai ragazzini, hanno fatto benissimo, ma poi non so dirti. Se li metti a Lecce titolari è la stessa cosa, perché Allegri non è che dice andate e fate come vi però, pare. Luca, certo, hai delle mansioni, sei in pressione, hai la maglia della Juve addosso, all'andata Miretti purtroppo fece quell'ingenuità che concesse il rigore al Benfica e aveva pesato tanto. Non c'è una soluzione, secondo me, semplicemente voltando il problema. Dici, ok, adesso Bonucci, Allegri, Quadrado... Mandi via o no? Qui la gente dice Allegri out. Okay. Sì o no? La partita di stasera è una partita grave. Però Fabio, vicina al concetto di Haifa e Monza. Non so se sia una partita scusante, però stasera comunque mancavano tutti gli acquisti della Juventus. Mancava Paredes, mancava Pogba, mancava Di Maria, credo anche Bremer. Cioè, io questa Juventus oltre a Chiesa. E Pogba. Quindi non è i 4 nuovi più Chiesa. Quindi secondo me lui potrà sempre dire: però io questa Juve, la mia Juve vera, la Juve che ho disegnato in estate, non ce l'ho mai avuta. Però gli altri hanno avuto il Giulio, l'ha detto Sconcetti, Paredes, tante volte lui l'ha fatto giocare e altre volte l'ha messo in panchina. Molte volte, anche nelle partite importanti, l'ha fatto stare in panchina. Quindi non c'entra niente, ragazzi. Alternativamente, di giocatori, in questo inizio di campionato, ne è mancato solo veramente ragazzi, uno. Io capisco che voi... Però, Giordano, ragazzi, voi potete aver visto il Milan. Stasera la Juve ha ballato una squadra che giocava contro un'avversaria di una o due categorie superiori a livello di qualità e tutto. Poi ci siamo goduti anche questo momento sfiorato il 4-4, ma del tutto irrazionale. E dentro le partite ci sono anche le cose irrazionali, per carità. Ma il Benfica ha strameritato e il risultato sta stretto al Benfica. Se avesse necessitato di un altro gol, ce l'avrebbe fatto tranquillamente. Ha ridotto la velocità e basta. Però Giordano, scusa, una domanda. Non c'entra niente. Dai. Una domanda a Giordano. Io ti sento parlare, però la domanda che ti pongo è questa. Ma allora, come mai cretino, tu la Champions League non la vinci mai? È vero, un altro anno senza Champions League. Va bene, allora io lascio spazio per questo grande dopo partita, soprattutto in chiave Juve, da analizzare al nostro Garioni. Mi porto via anche Jessica, credo che poi tornerà a mezzanotte. Saluto il professor Maggioni. Rimane Claudio. Rimane sempre Garioni. Molliamo lui. Saluto anche De Carlo e Pesce. Un minuto solo in regia e apriamo questa enorme pagina di crisi Juve. Pensate, l'anno scorso la Juventus a questo punto aveva fatto 12 punti in classifica, ne ha 3.
E poi vinse il girone. All'ultimo. Linea regia, si riparte con Cardinale, grazie. Buonasera da parte mia, bentornati qui su Dove Stadio, do il benvenuto anche a Peppe Vigani, ciao. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Allora, è la notte dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League, voglio capire come la leggete, nel senso... Come vuoi che leggiamo? No, però cioè, ci sono stati leggere, per esempio allenatori che sono presentati dopo l'eliminazione in Europa a dire adesso so che in campionato andremo a fare... grandi cose, può essere un pungolo d'orgoglio, può essere... No, vedo... Guarda, questa partita, Claudio, ripercuote un po' tutta l'annata. Due partite le fai bene, sembra che stai prendendo la strada giusta e poi dopo incappi nella brutta partita o nella sconfitta. Secondo me, io guarda, credimi, penso e credo che non... che mister Allegri non abbia veramente più in mano la squadra, perché la squadra non può giocare così passiva, così a basso ritmo, sembra veramente che slegata. Quindi esonero? Beh, ma l'esonero doveva venire secondo me già prima, già a Monza. Io non penso che adesso, una volta che è uscito la prima volta Agnelli, il presidente va una volta a fare la dichiarazione. Adesso oramai ha già sono parlato. Sono stati dirigenti che hanno confermato gli allenatori e poi la settimana dopo li hanno esonerati. Ho capito, ma adesso... calcio, Claudio, finché non prendi la decisione, l'allenatore è confermato. Claudio, è talmente palese adesso che la squadra è totalmente slegata, non c'è un minimo. Ma anche le due partite che abbiamo fatto vincendo, non abbiamo mai dominato o giocato da squadra. Io non lo so, più di così cosa vuoi avere, non lo so. Leonardo? Ma io penso che la situazione della Juve è disastrosa, veramente disastrosa, perché oggi poteva finire comodamente 6-7-1, 7-2. L'unica cosa bella che ho visto oggi è il gol di Milik, che si è confermato un cecchino pazzesco. Però dov'è la preoccupazione? Part-time però, perché è un giocatore che... Sì, però comunque è un giocatore vero, un centravanti vero, no? Loro perdono partite contro squadre scarse, perdono col Maccabi e perdono col Monza e così via. Appena trovano una squadra forte vanno in barca totale, quindi non vedo la via d'uscita, perché dice, se perdiamo solo con le grandi, però con le piccole, quindi ci manca da fare un salto, ma veramente dovunque ti giri è una squadra senza, una squadra che secondo me ha un allenatore che non è più idoneo, non ha più voglia, non si è aggiornato come abbiamo detto, cioè non è più un allenatore che possa prendere in mano la squadra e farla risalire pesantemente, non lo è più. Sì, secondo me i buoi erano già scappati dalla stalla da un po' di tempo, però secondo me il fatto di cercare... C'è stato un errore cercare... riconfermarlo? Beh... sai, è sempre difficile cambiare in corsa, soprattutto perché ci sono di mezzo non solo scelte, come dire, societarie, ma ci sono scelte che vanno oltre. Per cui, sai, lì devi sempre cercare di capire, perché non è facile, perché è come quasi sconquassare un po' la situazione famiglia Agnelli, non so come dire. Sì, però quindi... noi abbiamo visto, per esempio... Inzaghi essere messo in discussione, in bilico, maltrattato, l'Inter ha sostanzialmente rimessa abbastanza in ordine, poi magari i problemi riemergeranno, però per il momento ha ripreso a trottare, poi domani è una partita chiave per la qualificazione, certo. Champions. Allegri, anche nel momento in cui viene pubblicamente riconfermato, non sembra mai avere in mano questa squadra. Sì, sì, è vero, non ha mai avuto in mano. Ma guarda che adesso rivalutiamo molto quella frase di pancia che ha avuto arriva bene. Sul, me lo paghi tu? Lo paga ce lei, lo paghi altro, tu quello nuovo? Sì, bene. Ce lo paghi tu vuol dire che dentro allora, di te allora lo stavano già pensando allora. Però c'è una differenza sostanziale tra Juve e Inter, cioè l'Inter è già un blocco consolidato, la Juve no, cioè la Juve è una squadra messa su alla bisogna o per la bisogna da anche giocatori importanti, al di là che poi erano assenti molti, anzi quasi tutti,
però voglio dire, non è che devi sempre fare i conti con i più forti, perché la squadra è composta da 18-19 giocatori. Ma Giulio, esiste un'alternativa, quindi, secondo te, al momento, percorribile? Quello è un problema. Quello ne stavamo parlando prima. Guarda, quando arrivi a questo punto della stagione, che è una stagione teoricamente anche più in avanti rispetto al solito, perché arriverai a metà novembre la pausa, ma come se fossi già a dicembre o ai primi gennaio, è molto complicato. Certo, adesso intanto c'è un primo verdetto, la Juve è fuori dalla Champions. Credo che sia quasi costretta, obbligata ad andare più avanti possibile in Europa League, anche per una questione economica, però abbiamo capito che la Juve non può permettersi in questo momento di fare un grande investimento, non vuole farlo sull'allenatore, quindi o fai quello di cui si è discusso credo Luca già da qualche settimana, cioè prendi veramente Montero, perché sai, che ne so, di poter arrivare a Zidane nella prossima stagione, ma chi ti garantisce poi che risultati possano arrivare? Perché attenzione, non è finita la stagione della Juve, cioè l'Europa League da fare. C'è un quarto posto minimo da conquistare, perché quello sarebbe veramente un disastro economico se la Juve non arriva in Champions, al di là del fatto sportivo. Quindi io credo che in questo momento, degli allenatori liberi, chiunque potrebbe dire, ma ho dei dubbi, con una squadra che ha degli infortunati e giocatori che non entrano in forma. Ma Luca, la Juve proverà a uscire anche dall'Europa League? Non può. In che senso? L'ultima giornata? No, assolutamente. Intanto stanno arrivando i primi tesserati Juve in microfoni, Locatelli, poi ascolteremo Allegri. No, la Juve, cioè magari lo può pensare Allegri, sai che se a sto punto non avessi l'Europa League, l'obiettivo minimo in campionato lo raggiungo. Cioè il quarto posto? Sì, ma la società non permette questo ragionamento. Anche perché scusa, a livello, dice, ma sia a livello perché sportivo, perché ogni tutti. Competizione in cui gioca la Juventus la gioca per vincerla, che si chiami Europa League, va benissimo, malissimo, ma va benissimo. C'è anche da dire che il ragionamento fatto prima Leonardo, che in questo momento è quello che mi tocca meno, però, che è quello economico, mi tocca di più quello di campo, perché diciamoci una cosa, io stasera ho perso 4-3 e lo scout che abbiamo proposto, se l'hanno visto i milanisti, possono pensare che questa squadra vincerà a Lecce. Io ho visto la partita, questa squadra a Lecce non vince, cioè la squadra che è andata in la squadra, non intendo i giocatori, intendo dire la proposta tecnica di Benfica Juve, detto che il Benfica è in questo momento nettamente superiore. Cioè tu dici tre gol fatti in casa del non Benfica basta non per dire a Lecce vinco. No, ma non basta. Quindi torniamo al discorso di Allegri, prime parole. Prime parole di Allegri, adesso ce le riferisci. Quindi torniamo Stefano, al discorso, diciamo, qua vedo prima. Che tutti vogliono intervenire. Luca diceva, magari nel pensiero di Allegri c'è, però il tema è che chi è davanti sta correndo. Eh no, infatti anche cioè, il recuperi? Campionato forse non basta. No, ma guardi, cioè, fai... ma soprattutto questa squadra può cambiare marcia. No. È vero che dopo il mondiale si pensa a una Juve... Come se comprasse, diciamo, Chiesa, Pogba e Di Maria, però no, ma tu puoi comprare chi vuoi oggi. Il quarto posto. Tu oggi puoi comprare chi vuoi. Il problema è che la sensazione già nel primo tempo è che potevamo avere delle buone opportunità. Ma che partita? Siamo dispiaciuti, dice anche sul 4-1 abbiamo rischiato più volte il tracollo, sta però no. Sta però rischi, ora dobbiamo pensare al campionato. E ripartire dagli ultimi 20 minuti. Io lo gli ultimi 20 minuti erano in campo Sulle, Miretti, Ealing, Gatti, che è rimasto in campo perché lui ha tolto quelli che pensava di far giocare a Lecce, ve lo dico. Quelli che ha tolto sul 4-1, 4-1, perché l'hanno sfiorato 4 volte 5-1, sono quelli che doveva preservare per Lecce. Quindi Gatti, che fino a quel momento, devo dire, è stato tra i peggiori, ha fatto un gran finale di partita, anche lui leggero di testa ha sfiorato il 4 pari. Per ripartire dai 20 minuti finali non si può fare, o meglio, o prende i titolari e li mette fuori, 7-8 dei titolari, e non lo farà, oppure io non ho la certezza che a Lecce la proposta tecnica sia sufficiente per dire
sai cosa c'è? Lì faccio altri 3 punti in campionato. Non basta. Beh, la Juve vista a Lisbona non basta, ecco, per vincere la Lecce. Aggiungo, la Juve, questo è il messaggio che deve passare. Vista col Maccabi è una Juve che ti fa pensare ogni volta chissà cosa succede. Cioè non hai mai la certezza di vincere una partita prima di giocare. Prima avete voluto paragonare, non so. Comunque Allegri fa un po' melina sulle risposte. Claro. In queste per prime battute. Attenzione perché è appena arrivato, vediamo. Sì, ma se parte così sarà... Ma gli chiederanno... Ha rischiato su quattro... chiederanno, Luca. Ha pensato alle dimissioni, no? Beh, se ci fosse un giornalista con... Non farà mai questo dopo. Se ci fosse un giornalista... L'ultima volta ha dato una risposta al Vetriolo, anche offensiva. Ma non gliela fanno, andiamo a Mischia a fare mi domande. Metto a ridere adesso, mi metto a ridere di fronte a queste domande, così disse, eh? Non so, però... Sì, sì, no, però, ma lui, il personaggio è quello lì. Nel frattempo, uno che rispetto a quando gli hanno fatta la prima volta, c'è un'eliminazione. I ragazzi comunque... si sono ben comportati, i giovani, grazie alla spensieratezza. Nel finale. Dai, no, mi viene un po' da ridere nel senso che la spensieratezza, cioè spensierati... Bisogna subito voltare pagina. Ma spensierati. Cioè sulla Juve che sta uscendo dalla Champions con una giornata d'anticipo spensierati. Nei prossimi giorni posso ho una richiesta. Allora, qualche anno fa, quando il Milan andava bene, prendevamo le varie conferenze stampa dei vari allenatori, ti ricordi, Inzaghi. Direi che è arrivato il momento di rispolverare, lo propongo a te che poi... Le scuse di... Le varie scuse. E visto che è la quarta volta, la quinta, che dice dobbiamo voltare pagina, che ha finito il libro... A fuori di voltare pagina, ma se andate a prendere, secondo me è divertente. Ma la più grossa presa in giro a 14 milioni di tifosi italiani è dobbiamo ripartire dagli ultimi 20 minuti. Quella io è la più grossa. Giordano, io non ho visto la partita, Stefano, io sono qua per dirti assolutamente che eravamo senza parole io e Monblano. Fabrizio? Allegri può permettersi di dire queste cose perché sa benissimo che da un punto di vista economico non possono sostituirlo. C'è niente da fare. Però non è bello che tu dici da qualunque, perché tanto... Io capisco i mischi. Però scusate, Così, è un allenatore che ha la sicurezza di essere, come dire, in sella, un po' perché è il favorito di Agnelli, un po' perché con la cifra che ha pesa sul bilancio della Juventus in maniera incredibile. E sì, poi, però io questa cosa non riesco mai a riuscire a superarla, nel senso che un bilancio di una società di calcio, ho capito che Allegri costa tanto, però in questo momento lo devi pagare, no? Sia che lo tieni, sia che lo mandi via. Se metti Montero, ho capito, l'anno prossimo sarà ancora Allegri. No, allora se loro hanno fatto 4 calcoli, hanno fatto 4 conti, a questo punto devono dire ci conviene tenerlo ancora oppure a questo punto buttiamo tutto all'aria, lanciamo su un allenatore molto costoso a livello economico, perché Zidane ha detto io ritorno ad allenare tra poco. Sì, quindi, oggi dichiarazione di Zidane, però quello che voglio dire è a livello economico, primo, se non puoi permetterti un ingaggio da 7-8, no, vuol dire che non puoi fare mercato, perché non puoi comprare un giocatore da 30 milioni se non puoi spenderne 6-7, no? In più c'è penso che lo possano fare. Il bilancio della Juventus non mi sembra... Seconda cosa, se la Juve l'anno prossimo non avrà più Allegri, penso, no? Penso anch'io. Scusa Fabrizio, però loro hanno 18, hanno già messo... hanno già messo in conto che loro 18 milioni per i prossimi 2 anni li daranno Allegri, ma non lo terranno come... Ma perché? Quindi 36. Ma scusa, se tu sei 18 per 2. No, non capisco una cosa, scusa, sinceramente, 36. Adesso non voglio... Se voi siete certi, come mi sembra, che l'anno prossimo non ci sarà più, tanto vale farlo fuori adesso. Sto arrivando qui io. Benvenuto Martinelli. Sto arrivando a questo. Ma io non sono meno sicuro di quella premessa invece. Non meno. Pensi che lo tengono altri 2 anni? Io non penso niente. Io dico che se non... giro il ragionamento invece. Se non lo fanno fuori adesso in una situazione disastrata... Perché siete sicuri che lo faranno fuori per la mezza? Perché adesso non c'è l'alternativa. Oggi noi siamo... Claudio, allora diciamocela tutta. E diciamolo. Ma 2 settimane fa, scusami. No, ce la dobbiamo dire tutta. Luca, 2 settimane fa Ranieri ha parlato. Perché sostenere che il motivo è la mancanza di un'alternativa vuol dire... l'equazione vuol dire in questo momento Conte non è disponibile.
Perché scusate, perché, solo Conte. Perché scusate, la Juve in scadenza 2023 ci sono questo popò di allenatori, in questo momento ci sono Zidane, Tuchel, Pochettino, che poi noi possiamo dire questo è bravo, questo è scarso, Zidane ha fortuna, può allenare solo a Madrid, è un borghese, Pochettino non vince mai, Tuchel è un pazzo, possiamo, dirlo, possiamo dirlo, oppure degli emergenti, che sono magari, oppure la Juve ha già in testa il suo allenatore del futuro e aspetta fine anno, che non si chiama Conte, è credibile secondo voi? Cioè la Juve oggi, a ottobre, ha deciso che punterà su Italiano o su Dionisi, prendete voi, sceglietelo voi, sa che da quelle squadre lo può liberare, ma oggi sa già che è quello ed è migliore di quelli che sono sulla piazza oggi? Io non so comunque, allora, o ci diciamo che la Juve aspetta Conte e crediamo a questa tesi, oppure la Juve, se non vuole cambiare, non è per l'assenza di opzioni. Ma tu ci credi? È realistico. Sì. Non lo so, però. Ma è allora la forza. Però scusa, io combatto l'assenza di opzioni disponibili sul mercato. Questo non è il motivo per cui Allegri resta sulla panchina. Giulio. Allora, Luca ha ragione, anch'io. Io sono convintissimo che Conte. Quest'anno debba essere necessariamente la prima scelta, però Luca, io mi ricordo quando il Real Madrid a un certo punto ha avuto bisogno di cambiare allenatore, febbraio-marzo, andò a chiamare proprio Zidane, che tra l'altro Real Madrid già eliminato dalla Champions League. Quando richiama Zidane a marzo, il Real è già, che uno dice ma non potevano chiamarlo due mesi prima, quello intanto lo vince tutto, Zidane sembrava potesse andare, l'ha chiamato, era già eliminato, no, sembrava potesse andare alla Juve, cioè io dico è vero, tu puoi avere in mente Conte per la prossima stagione, no, non lo so, ma devi salvare questa, tu devi salvare questa, perché bravo Giulio. Poi è vero che Conte per come è fatto e l'ha già fatto in passato può arrivare anche con la Juve fuori dalla Champions, Conte lo può fare questo, l'ha fatto anche col Chelsea, anche al Chelsea, esatto, però io credo che la Juventus anche debba comunque andare in Champions, che Conte ci sia o non ci sia, solo questo. E questo secondo me infatti perché l'anno scorso qual è stata la mossa l'anno scorso a gennaio? Prendere il giocatore, l'attaccante più forte in Italia per poter arrivare al quarto posto, bene. Quest'anno l'urgenza non è prendere il giocatore più forte che c'è in Italia per andare al quarto posto, è prendere un allenatore che li porti al quarto posto. E poi, altra cosa, secondo me il dubbio, i conti che stanno facendo in società, non è il prendere un allenatore per i prossimi tre anni, ma prendere quello, pagarlo per i prossimi tre anni perché ricostruisca chiaramente la squadra. Ma questo allenatore, questo che abbiamo oggi, quei prossimi due anni se lo pagherà la società Juve, perché lui un contratto da 9 milioni dopo aver fatto... Ah certo, fa la stessa cosa che ha fatto quando... Sì, no, non lo prende più nessuno! Ragazzi, però anche qua diciamocelo, Allegri prende gli stessi soldi di Artur. No, perché a volte noi abbiamo il principio per cui l'allenatore costa talmente tanto che dici non posso toccarlo, ma Artur... che andrà in prestito a Liverpool, poi andrà in prestito là, adesso dico Artur ma potrei dirti qualcun altro, e anche quando è andato Ramsey in prestito a Rangers, pagavano. Cioè il costo che hanno di ingaggio questi X giocatori da Juve, anche presenti in questa rosa e non determinanti, vale uno Allegri, cioè vale uno come gli altri. Ma è questo che dico, dal punto di vista economico, intendo dire, tutto questo, allora, è più una questione un di... Un costo non così... È più accettare... o essere pronti a un nuovo cambio che può spaventarti, lo capisco, perché hai cambiato tre volte allenatori, quattro anni o quattro in tre anni, quello che è, abbiamo fatto un casino e non abbiamo risolto questo problema, quindi ci può stare un po' di paura il cambiare, perché comunque ti dici ogni volta il prossimo non lo devo sbagliare, il prossimo non lo devo sbagliare, però un po' di ansia. Tu ce l'avevi l'allenatore giusto, avete avuto, chi è? Tu avevi Sarri, se gli davi, se lo ascoltavi, avresti un bilancio migliore e avresti una squadra che piano piano giocherebbe a pallone. Hai voluto fare la soluzione, la quick win solution, veloce ma costosissima sull'usato sicuro, hai preso uno che non ha più voglia e non è più un allenatore di questi livelli qua. Avete sbagliato clamorosamente, no, questo è l'errore clamoroso. Io guarda, sono sempre stato, ancora prima che andasse al Chelsea, dicevo la Juve dovrebbe provare Sarri.
E mi sembrava l'esperimento più interessante. Ma vedi la Lazio quest'anno... Però rispetto... erano due mondi che ma non la si ma la Lazio sai, quest'anno rispetto... Insomma, signori, so, sul... Ma... Come si chiama il più bel vocabolario italiano, mi ricordo. Su quello lì c'è il sarrismo, c'è la parola sarrismo. Sul devoto, no, non è sul devotoli. Su un altro vocabolario ma guarda che c'è la parola sarrismo. Sarrismo. No, sulla Treccani. Sulla Treccani. Sulla Treccani c'è sarrismo. C'è sarrismo. Sì. Ragazzi, non c'è Allegri. Di sicuro Allegri non ci andrà mai, ma no, neanche nell'ultima è entrato, pagina. No, non è entrato il cortomuso. È entrato il cortomuso sulla Treccani. Occhio che c'è ancora Allegri. È cortomuso, gabbione. Vero, ma dovete metterlo Guani. In gabbia. Bisogna anche però, oltre all'allenatore, che in questo momento credo che sia veramente in confusione totale, e anche le dichiarazioni che ha fatto, che fa, che farà, probabilmente lasciano prendere questo. Consideriamo anche i giocatori che ha la Juventus, però, perché a questo punto dobbiamo anche pensare ai giocatori. Cioè, i giocatori di Juventus sono fortissimi, eccetera. Francamente, non mi sembra che abbiano queste capacità tecniche tali tra l'altro da Allegri in confusione non credo nell'allenatore Allegri in confusione dice noi abbiamo eravamo sotto 2-1 Vlahovic sbaglia il gol e poi nella ripresa abbiamo preso il terzo e il quarto ma non è così non è vero ma non è vero ha raccontato ma non è vero sì perché in realtà Vlahovic ha la palla del 2-2 sul ribaltamento prendiamo il 3-1 e poi ancora nel primo tempo rischiamo anche il quarto quindi in questo momento un po' di imbarazzante che ti racconti una partita diversa e mischia Monblano beh, ma lo fa perché è appoggiato questo dai, sembra su. Un po' figlio allora, del fatto che lui vuole. Non sia volevo rispondere no ma anche concentratissimo cioè, è grave però Claudio sì ma quello è l'impressione grave. Che ha dato scusa già che prima che mi dimentico volevo rispondere a Fabrizio guarda che molti giocatori a seconda di in che ambiente si trovano e con che allenatore sono cambiano da così a così sì, ti ricordo guarda il Monza cosa ti ricordo sì, mi esatto. Serve un Pioli ti ricordo Bonucci Barzagli Chiellini con Del Neri disastro sì. Un disastro avevamo pensato dobbiamo cambiare la difesa per l'anno prossimo no? E invece guarda poi negli anni cosa hanno fatto. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, ma c'era la sensazione che le azioni ci fossero, abbiamo sbagliato a uscire dalla partita perché le occasioni sarebbero arrivate come nel finale sono arrivate. Beh, però, quindi la squadra ha sbagliato sì. A mollare a un certo punto, ma la squadra non ha mollato. No, ma il problema... Ragazzi, la Juve no, la non Juve ha mollato, a un certo punto no, il Benfica ha messo il piedino sull'acceleratore sì. E ci passavano ecco, come, no, perché, come un asfaltatore. Perché la sensazione che le azioni ci fossero anche e di più per il Benfica. Ha visto un'altra partita. Cioè lui può aver visto delle... ha visto no, un'altra lui partita. Ha ragione quando dice cioè, siamo usciti dalla partita, avessimo tenuto più aggrappato nel finale poteva certo. Succedere anche ma ripeto, non è la Juve ha giocato male dal primo minuto. Qua ogni volta che il Benfica ha messo il piede sull'acceleratore generava situazioni pericolose. Quindi nel secondo tempo l'hanno rimesso quel piede e sono fatto 4-1 sfiorato 5-1 3-4 volte e poi devo dire allora il tifoso a casa in questo momento della Juve è lì che dice io se, cioè, mi prendo il buono della serata Iling, Miretti, Sulè c'è una Juve del futuro che non può vincere oggi non può vincere a Lecce non può, però mi vedo un indice di speranza guarda caso sono giocatori che Allegri manda in campo quando alza bandiera bianca perché è la verità è vero. Però è ovvio che oggi non spostano nella Juve, ma va. Li devi ma... gestire, magari una volta... No, uno. Tra l'altro Allegri poco fa ha detto Miretti è un titolare di questa squadra. Però devo dire che non l'ha più messo. Però. Appunto, dico, no, continua un po' a cambiare idea su questo ragazzo, perché prima... Ma cambia idea che... Passava la palla indietro, non andava bene, ma tutti i giocatori poi sono pronti per convincere giocare. Allegri i giovani che ho messo hanno incoscienza. Questo sono le categorie, aveva detto. Quindi no. È caso... Quindi esatto, dimostra che è casuale, che è tutto però, scusi, casuale. Dicevo, quando ha iniziato a giocare sembrava che lo avessero convinto a fatica a schierarlo titolare. Sì, però, perché poi è sparito dopo gli errori e adesso è un titolare. Quindi anche lui non ha tanto le idee chiare sui ragazzi. Prego. Vado sui vari ragionamenti e mi faccio una teoria, no? Ipotetica. Allora, Agnelli non sopportava Conte, giusto? No. No, non è che non sopportava. Non è agli atti no, questa non cosa. Questo, è, questo, è, successi- ragazzi, questo allora è successivo alla separazione. Sì, esatto. No. Agli atti, ragazzi, no. Agnelli respinge. Allora, indipendentemente... Le dimissioni di Conte a maggio e le deve subire a luglio. Sì, però dico, dopo sono successe delle cose che in ogni caso hanno dopo, fatto... ma non alla Juve. Va bene, dico...
Era un altro rapporto morto alla Juve. Paratici. No, no, Marotta. Marotta. Marotta, ma lo so, Marotta Conte, che poi si è consumato in fretta. Oggi si è portato all'Inter. No. Ma sono di ogni volta che si sedevano gli chiedeva 3 milioni di più fino che è arrivato ad oggi. Sopportano? No. C'è stima? No. Beh, oggi qualcosa forse... No, beh, è ovvio che dalla separazione si sono viste tante cose e dette anche specificamente... Ma oggi com'è il termometro? Il termometro è di un rasserenamento da maggio-giugno scorso. Ok. Però credo che sia stato ci sia stato modo di un chiarimento, ma a titolo privato... E personale, ma pensate tutti che sia una buona idea riportare Conte alla Juve? No, il problema, scusa, una riflessione. Per me no. Ma adesso sta accettando un'offerta di 20 milioni dal Conte. Bravo, stavo arrivando lì. L'offerta è quella, 20 milioni, ma tu puoi portare un... A quanto lo pagheresti? 10, 12, ma non credo che la Juve possa pagare di più. Ma perché deve toglierne 8 se gli arriva un'offerta da 20? Ma perché deve andare alla Juve? Ma chi è quel pirla, scusatemi? Perché poi qui si bisogna anche dirle... Hai ragione. Per voi che pensate solo ai soldi... voi pensate solo ai soldi... Scusa, voglio rinnovare il contratto. Di solito prendo 10.000 euro al mese. No, però mi piace rimanere di... No, dammene 7. Vabbè, ma lui... La Juve, tutto sommato, lui è un uomo Juve... Torino sono dei professionisti, al Tottenham tutto sommato dice non mi sostengo. Lui secondo me vuole stare in Italia e sarebbe una grande rivalsa personale, cioè vedere Agnelli che ti firma l'assegno, essere richiamato da Agnelli per lui, ma Agnelli non vince più, aspetta, ma ci sarà ancora? Stavo arrivando lì. Ah, questa è una bella domanda per andare in pubblicità e poi rispondere tra poco. La mia teoria è Bentornati. Allegri dice che non è un fallimento. Ecco, posto. Io posso dirti, ma di cosa stiamo parlando? Torniamo al discorso di prima. Ci sono anche queste serate, ci sono anche le sconfitte. In un anno quante ce ne sono già state? Siamo dispiaciuti e arrabbiati, l'eliminazione non è oggi, ma nelle gare precedenti. La Juve ha perso 4 gare su 5 in Champions League. Non vince una partita di cartello Italia o Europa... Da Juve-Chelsea 1-0 nel girone dove giocammo senza tutti i nostri attaccanti, Chiesa, esatto. Bernardeschi davanti, Muraglione, e riuscimmo a fare gol sul calcio circa, d'inizio. No? Un anno. Avete però la possibilità di riscattare. No, però tra 10 questi giorni sono i questi avete sono i dati. La possibilità. Se io stasera avessi visto una Juve volitiva, una Juve pimpante, una Juve coraggiosa che ribatteva colpo su colpo... C'è un'Europa League da conquistare. Sì, l'ha detto anche Gatti e Locatelli, hanno detto la stessa cosa. Tutti gara col Paris Saint-Germain, per darci l'Europa League dobbiamo prenderla a tutti i costi. Sì, ma in Europa League beh, d'altronde, ragazzi, noi perdiamo 30-35 milioni. Chi si gioca? Arriva il Barcellona, 30-35 milioni pronti via, persi per la mancata eliminazione. Con l'Europa League se arrivi in fondo... 17-18 li vai a recuperare. Ma la domanda che ha fatto prima Leonardo... Cioè, tra un anno ci sarà ancora Agnelli? E soprattutto, questa eliminazione dalla Champions brucia anche sulla figura di Agnelli? Eh beh, certo. Brucia sicuramente, brucia, è come se brucia. Noi adesso avremo anche l'assemblea azionisti che è posticipata... per mille motivi, ma dove vai anche a rendere conto, tra virgolette, anche della parte sportiva. E adesso siamo fuori dalla Champions, io non vorrei che il 13 novembre, che è l'ultima, poi l'assemblea è il 23 mi pare, quindi a bocce ferme, no, che sei anche già fuori. No, voi dovete battere il Lecce e battere l'Inter. Perché poi qua un attimo... Voi dovete fare quello. Come vincere aiuta a vincere? Perdere, ti abitua a perdere. Quando dicevamo in studio, eravamo all'80esimo, si commentava anche col direttore... Non fa quasi più notizia, no? Cioè, raccontare... è una tristissima verità della quale la società deve prendere atto e voltare pagina vuol dire fare scelte coraggiose. Che la Juve non sta facendo. La Juve non sta facendo scelte coraggiose. Quali sono, da tempo. Intanto ti chiedo quali sono gli errori di Allegri stasera. Stasera cos'è che ha sbagliato Allegri? A portare la squadra. La formazione? No, ma non cambiavano, guarda. Ma scusami, posso? Allora io dico questo. Non corre la Juve, metti dentro quelli che corrono e ti spacca in dimmene due. Dimmene uno. I più giovani. Ah, i ragazzi adesso. Ragazzi, hanno gamba.
Ho capito. Continuo, io sento. Sì, però è una mossa disperata. Ma cosa, perdonami. Sì, però il Benfica si la squadra, metti i ragazzini, rischi di prendere un'imbarcata. Stefano, i ragazzi di gamba sono tutti attaccanti. Healing, Sulé, sono tutti ragazzi che vanno in avanti. Cioè, noi subivamo il gioco, che loro andavano a 300 all'ora, andavano Io so solo che ragazzi, siete fermi. Ma ho capito, ma questo è un altro problema, intanto non è per i ragazzi. Intanto ricordiamo che Vlahovic ha problema all'adduttore, quindi ovviamente a Lecce è molto molto bilico. Però vi rendete conto che il buon Luca dice a Lecce problema, la Juve a Lecce problema. C'è il Milik che però, non è riuscita. No, dico, è assurdo se ci pensi che tu, che sei la Juve, perso 4 gare su 5 col Monza, ha perso con la Sampdoria, non è riuscita a come una trasferta la Fiorentina, ma la Juve di stasera a Lecce non necessariamente vince, perché i risultati però dicono questo, no? Monza, Sampdoria, Salernitana, Fiorentina, Claudio, ma gli avversari Maccabi, che ci affrontano non ci credono già dal primo minuto e fanno bene. Guardate che c'è un piglio diverso. Questo è il piazzamento forse peggiore negli ultimi 40 anni. Io ricordo che con Del Neri forse mi aiuti. Non facemmo la Champions, facemmo. No, sicuro. No, lo so. Allora, con ma Del Neri, non eravamo ottavi in campionato. Aspetta, non girone ottavi di Europa League con Del Neri. No, con Manfredi. Fumo eliminati e con tutti i pareggi. Noi il punto più basso l'abbiamo quindi preso. Quindi 6 punti. Scusa, il punto più basso. Pareggiamo tutte le partite. È stato con Manfredi settimi, siamo ottavi oggi. Ah, tu parli di posizione campionato? Parlo di campionato, sì. Sì, però oggi campionato, oggi siamo 27 partite mancano. No, è difficile oggi proiettare ho capito, la posizione. Sì, però, puoi proiettare la soglia del quarto posto come una soglia è pericolosa. È una squadra che ha tanti problemi e l'idea di bacchetta magica e faccio un pilota di partite. Ma ragazzi, ma Allegri nell'ultimo mese e mezzo, e poi non detto, negli ultimi due mesi, ha sempre detto la stessa cosa. Ai microfoni e alla squadra. Finché non avremo Chiesa e Pogba e Di Maria, dobbiamo stringere i denti. Ma se io allenassi la Juventus, probabilmente a Lisbona invece di 4-3 avrei perso 9-1. Ma con Chiesa, Di Maria, Pogba la mia squadra migliora, anche se l'alleno io, cioè questo voglio dire, anche certo, questa è la fine dell'allenatore. Poi io invece di mettere in campo i giovani alla fine e prendere 4-3 avrei perso 9-1 perché non sono allenatore oggi, ovviamente. Però scusa, però con quelli migliora. Oggi la sensazione migliora, io sicuro. Anche perché io non ho capito. Scusa, peggio che essere eliminati non potevi fare, no? Cioè, con una giornata d'anticipo. Ma però la Juve deve convocare Allegri. Se non fa questo gesto, non l'ha fatto dopo Monza, non l'ha fatto, deve convocare. Farlo. Scusa, ma io lo non ho deve capito. Convocare. Non c'è niente da poi. Io l'esito non sto dicendo che debba essere scritto. Però Luca, secondo te adesso con tutto quello che sta succedendo in società e non sono cose leggere. Credi che la Juventus abbia una mente anche serena, lucida, la proprietà, sì, la dirigenza? No, però, invece magari nella pausa mondiale, ma ragazzi, ma la pausa mondiale è tra 20 giorni, cos'è cambiato tra 20 giorni? Hanno già processato la Juve? L'hanno già archiviata? Giulio, no, sì, cos'è successo? Sì. Hanno già, sappiamo già se c'è un dopo Agnelli o altro? No, non è che tra 20 giorni, allora, infatti Andrea Agnelli, devo dire che lì è stato molto abile, alla domanda ad Haifa, quando lui resta ai microfoni risponde a tutte le domande, quindi non è che arriva, fa il suo comunicato, si sottopone, fa il suo comunicato come fece dopo l'eliminazione di Champions, no, lui sta dietro e alla domanda, ma su Allegri respinge, ma invece al Mondiale lui dice cosa cambia da adesso al Mondiale, la Juve, la sua storia dicono che noi i conti li facciamo a fine stagione, devo dire anche che invece di dire Max, come dice sempre, dice l'allenatore, quella volta lì, e a Monblano nulla sfugge. Però, quindi il messaggio era chiaro ai media, ma il suo pensiero in quel momento sul fatto che Allegri fosse corresponsabile, non ho dubbi. No, ma questo è solo... Però Claudio Giulio prima ci dice... Cieco non vedrebbe insomma che l'allenatore ha le sue responsabilità, però ci può anche stare che uno come filosofia dica io
trovo inutili i cambi di allenatore in corsa e quindi mi tengo il mio fino a fine anno. D'altronde devo dire che non è una storia trentennale. Ci sono tanti cambi di allenatore che non hanno prodotto niente. No, ma devo dire che con Agnelli non è mai successo. Primo anno con Andrea Agnelli, c'è Del Neri, sei secondo, poi sei terzo, poi sei quarto, poi sei quinto, poi l'Udinese ti supera, il quarto posto, il terzo, il quarto, ottavo, cambialo, io mi ricordo, Torino dicevo cambialo, ha cambiato, siamo andati fuori da tutte le competizioni europee. No, però tu non puoi pensare oggi. Ha cambiato a fine stagione. Oggi solo perché Giulio dice, ma adesso con tutte le cose che ha da pensare la Juve, adesso non può cambiare l'allenatore. Ho capito, e se non arrivi quarto? Rinizierà l'anno prossimo. No. Come hai fatto con Conte quando è arrivato il primo anno, che non c'era niente. Ma l'obiezione poi aspetti il Juve Parma della situazione, per romper le scatole alla prima giornata. Ma, quarto. Ma il discorso, cioè, non è che cambiano l'allenatore, ma il discorso che facevo io, Claudio, Luca, io a questo mi riferivo. Quando dico con tutti i problemi che ci sono adesso, voglio dire con la possibilità anche che la Juve possa cambiare ai vertici il prossimo anno. Cioè chi è che decide? E se Andrea Agnelli non ci fosse più a fine stagione, chi decide? Ma ce lo dici dopo la pubblicità, tra poco. Sì, lo so, ho capito Giovanni. Quindi...